La terza età e il franchising è il forum che si è tenuto alla mostra d'Oltremare di Fuorigrotta nell'ambito dell'Expo Franchising 2018. Da Napoli è partito un appello agli imprenditori perché investano per fare dell'Italia un paese più equo e solidale in materia di assistenza agli anziani e ai disabili. Il paese viaggia a due velocità diverse, al sud il tema della non autosufficienza è ancora fermo al palo, mancano inoltre circa 250.000 posti letto per anziani e disabili. Purtroppo assistiamo ancora una volta ad una Italia a doppia velocità. Il tema della mancanza di posti letto e di soggetti che possono assistere questi anziani è un tema ancora molto molto forte. Noi come Osservatorio Nazionale sulla Terza Età, che ho l'onore e l'onere di presiedere, registriamo una mancanza di strutture di alta assistenza, di alta intensità qui al sud, dove la Campania eredita in questi anni, nelle due o tre consigliature che ci sono stati, disastri su questo tema. E per quanto oggi il governatore attuale sta facendo degli sforzi importanti, bisogna ancora lavorare moltissimo, perché su un fabbisogno netto di circa 5.000 posti letto che sono stati stanziati qui in Campania, al momento solo il 25-30% sono coperti. Questo settore, che in questo momento rappresenta il 3% del PIL italiano e che viene troppe volte trascurato. Se noi pensiamo che in queste campagne elettorali che ci sono state e soprattutto l'ultima, non si è mai parlato di anziani. Ottima iniziativa, perché può stimolare l'attenzione del giovane a fare un'attività del genere, perché oggi noi ci sono tante anche agevolazioni finanziarie, c'è una legge finanziaria di agevolazione finanziaria che si chiama Resto al Sud. Proprio questo si sposa, la nostra attività, in particolare questa del franchise, con il Resto al Sud, perché per i giovani fino a 35 anni c'è un'agevolazione non indifferente con fondo perduto, e mi auguro che il nuovo governo che si stia formando, che si faccia poi fra l'altro, ma che pensino tanto al sud, ma veramente tanto, perché vuol dire che non sanno perché sono stati eletti anche da una parte del sud, ma evidentemente pare che nei programmi non siamo presenti, e questo è gravissimo. Se vogliamo, il numero di anziani in Campania è minore rispetto all'Italia del nord. Però poi noi pagheremo la situazione più grave economico-finanziaria, per cui si ribalta delle prospettive che potrebbero essere favorevoli, invece diventano negative. Il problema è che oggigiorno, al di là di alcuni aiuti che il Servizio Sanitario Nazionale, le regioni, i comuni danno, questi sono assolutamente indifferenti, perché quello che manca è la continuità assistenziale. Cioè, in effetti uno può risolvere il problema domiciliare, forse l'ambulatoriale, il DH, eccetera, però avere un percorso definito con un caregiver che lo possa seguire in tutti i setting assistenziali sarebbe una cosa veramente ottima. E nell'Italia meridionale questo aspetto è ancora più preoccupante che non nell'Italia centro, ma direi settentrionale soprattutto. Il problema della sanità, definiamola in questo punto privata, nel senso che siamo all'interno di un contesto che parla di franchising, ed è chiaro che il franchising in qualche caso sta addirittura supportando il pubblico, offrendo delle soluzioni alternative sul mercato. Quindi il trasferimento del know-how che sta avvenendo tra operatori, imprenditori che in maniera privata sono riusciti a sopperire a quelle che sono determinate esigenze, sta creando all'interno del movimento franchising un meccanismo in grado di sopperire lì dove il pubblico non riesce ad arrivare.